Preghiera del pomeriggio di domenica 9 maggio 2021, secondo i Vespri della sesta domenica di Pasqua. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Inno. Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. Il suo corpo, arso d'amore, sulla mensa è pane vivo, il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto. In questo vespro mirabile torna gli antichi prodigi. Un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore. Mite agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua. Il suo corpo adorabile è il vero pane azimo. Irradia sulla tua chiesa la gioia pasquale, o Signore. Unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen. Prima antifona. Il Padre ha ridestato il Cristo dalla morte e lo ha innalzato alla sua destra. Alleluia. Salmo 109. Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra. Annienterà il re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Padre ha ridestato il Cristo dalla morte e lo ha innalzato alla sua destra. Alleluia. Seconda antifona. Abbiamo rinunciato agli idoli per seguire il Dio vivente. Alleluia. Salmo 113. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia. Perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno narici e non odorano, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni. Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Israele confida nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Confida nel Signore la casa di Aaron, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Confida nel Signore chiunque lo teme, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Il Signore si ricorda di noi, ci benedice. Benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aaron. Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice piccoli e grandi. Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli. Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba, ma noi viventi benediciamo il Signore, ora e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo rinunciato agli idoli per seguire il Dio vivente. Alleluia. Terza antifona. Alleluia.
salvezza, gloria e potenza al nostro Dio. Alleluia. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Veri e giusti sono i suoi giudizi. Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio l'Onnipotente. Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria. Alleluia. Sono giunte le nozze dell'Agnello, la sua sposa è pronta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio. Alleluia. Lettura breve. Se stiamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Lui perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è ormai libero dal peccato. Responsorio breve. Ero morto, ora vivo per sempre. Alleluia, alleluia. Ero morto, ora vivo per sempre. Alleluia, alleluia. La morte e gli inferi sono il mio potere. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ero morto, ora vivo per sempre. Alleluia, alleluia. Antifona. Sarete miei amici se farete come vi comando. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sarete miei amici se farete come vi comando. Alleluia. Intercessione. Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome innalziamo la nostra fiduciosa preghiera. Per la gloria di Cristo salva il tuo popolo, Signore. Padre Santo, che hai glorificato il tuo Figlio morto sulla croce, orienta e riconduci a Lui tutti gli uomini. Manda il tuo Spirito sulla Santa Chiesa, perché sia il sacramento dell'unità di tutto il genere umano. Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova mediante il battesimo. Fa che crescano nella fede e rendano testimonianza al tuo nome. Per il tuo Figlio glorificato, solleva i poveri, guarisci gli infermi, libera i prigionieri. Estendi a tutti gli uomini i benefici della redenzione. Accogli nel cielo i nostri defunti che hanno comunicato al corpo e al sangue del tuo Figlio. Fa che partecipino al banchetto della gioia eterna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia, in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.